E ciao a tutti e benvenuti ad un altro nuovo episodio su Pokémon Kaizo Iron Man. Siamo al tentativo 128 e anche oggi proveremo a battere il nostro caro amico Broccolo. Ma lasciamo perdere gli indugi, mettiamo un po' di musica di sottofondo. Mettiamo un po' di musica di sottofondo e direi di partire subito con un'altra nuova avventura. Allora, qua ci dice centro. Andiamo bene. Vediamo subito il nostro Yamcha con onda calda. Contro Fralligator. Partiamo benissimo, dai ragazzi. La partenza non è delle... piove pure. Sbaglio. Un fancaldo. Non è molto efficace, piove quindi. Proviamo a forza. Della natura, continuiamo così, ragazzi. Beh, guarda, il lato positivo è che lui se c'ha solo... niente, vabbè, dai, si ricomincia e si va col tentativo 129. Vediamo cos'erano gli altri. Ma... che scelta sfigata, ragazzi. Vabbè dai, si inizia così, dai, speriamo che almeno il continuo sia un po' meglio, ma vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, mi sono dimenticato di fare condividi. Tanto non ci guarderà nessuno, ma proviamoci. Siamo anche qualcuno per sbaglio ci venga a trovare. Tramite il buon Discord. Ah, contro Absol. Una lotta proprio. Però ci abbiamo segno raggio come attacco fisico, che siamo scarsi come la merda. Lui fa climo palla. Oh, però gli facciamo malissimo. Ma non abbastanza, lui ce ne fa di più. Vabbè. Medichamp. Vabbè. Proviamo. Si ritenta. Altro giro, altro regalo. Questo qui si AAA perché se troviamo qualcun altro lo cambiamo non subito ma prima di subito. Vediamo che mosse ha. Speriamo che abbia Obli desiderio. Non so cosa faccia. Limitazione corpo scontro. Mamma mia che brutto. Quello lì ci ucciderà con due colpi. Proviamo l'imitazione. Ma siamo KO. E si va avanti il prossimo. Speriamo che ci siano Snorlax. No, niente Snorlax né Bliss. Se no potevamo evitare di prendere sto sgorbietto di Nidorina. Ma niente, la fortuna oggi non è dalla nostra parte. Fangata. Ah, magia di fuoco. Spacca. Facciamo se no anche un vital tiro. Ma sì, dai, vital tiro dovrebbe. Proviamo magia di fuoco. Ah, ma non ha countdown a basso di statistica. Ottimo. Continua così, dai. Lo cambieremo perché lo cambieremo. Però almeno siamo riusciti ad uscire dal laboratorio. Tra l'altro lo squillo extra senso, è super efficace. Già, ho quasi ucciso già. Quello lo potremmo catturare se riusciamo a scappare. Potremmo pensare perché extra senso non è male.
Tra l'altro anche lui di per sé è un ottimo Pokémon, lo Squillo. Possiamo farci un pensierino e vedere come va la run. Qua scriviamo tutto che sennò ci moriamo male. Fatemi sapere se l'audio va bene delle canzoni e della mia voce, se sentite tutto normale, se la musica di sottofondo è troppo forte, ditemelo, non fatevi problemi. Adesso che lo cerchiamo, eccolo. Sì, lo catturiamo subito. Dai. C'è anche extra rapido, che non è male. Dai. Facciamo un attimo fuga. E niente. Si riparte così. Volevamo provare a prenderla e ci ha preso lui in castagna. Male, ma noi ci accontenteremo del Caterpie più cattivo. Uovo bomba. Vabbè, dai. Le mosse non sono malissime. Il problema è che è un Caterpie. E siamo un Caterpie. Contro un Golem che avrà la difesica. La difesa fisica altissima. Bollaraggio. E ci basta, ci uccide. Si va al prossimo tentativo. Altro giro, altro regalo. Octazoo, non so nemmeno cosa sia. Non è niente di che. Mentre raggio aurora è tanta roba. Faremo un raggio aurora. Tra l'altro dovrebbe essere super efficace su di lui, sì. Anche il suo colpo è stato super efficace. Crobat, lo prendiamo subito. Attacco speciale potenziato. Attacco così, difesa più. Bianche mosse. Allora, ci abbiamo facciata, colpo, profumino e zampillo. Ottime mosse. Non è efficace, ma è fortissimo, quindi. No, dai, dai, porco il demonio. Era ottimo sto porco. Allora, ci abbiamo alto l'attacco speciale. Sbagliato, ma va bene perché è super efficace. No, continuiamo con Sassata tanto. Non ce la facciamo perché Ossoclava di Aldon ci scioglie. Vabbè, ragazzi. Oggi diciamo che la fortuna non è proprio dalla nostra parte. Geodude contro Triplosion. Vediamo chi vince. Anche se io una mezza idea ce l'ho sul risultato. Fulmine dovrebbe essere molto efficace. Noi ci abbiamo 8, 8, quindi è la stessa. Sì, si va di fulmine. Proviamo incornata, vediamo se ha meno difesa. No. Continuiamo con full. No, tanto meno male. Continuiamo con incornata, dai.
sicura pure. E va così, penso che sia la lotta più dura del secolo. Ricca di nessun colpo di scena, ma finisce così. Avanti il prossimo. Altro giro, altro regalo. Noi siamo sempre fortunatissimi con la scelta del Pokémon. E si spera. Noi, gente che spera, speriamo di uscire di qua così lo cambiamo. Mukita, uovo bomba ci piace e giga assorbimento, una fetta di culo, dai. Fare un'altra mossa no, figlio di. Niente, ci tocca Hoppip, Hip-Hop. Dai, una serie di sfortunati eventi proprio. Fendi foglia. Non riusciamo manco ad attaccare. Sempre debolezza, vai così. Però ci abbiamo la difesa speciale, l'attacco normale buono. Ci abbiamo confusione. Puntiamo tutto su Omastar. Ci abbiamo anche Meteor Pugno che è efficace. Super efficace. Proviamo Confusione che dovrebbe essere efficace anche. No. Microcolpo. E niente. Non va. Oggi. Non riusciamo ad uscire dal laboratorio, ragazzi. Rabbiosa. Meno male che c'è la musica che ci tiene compagnia. Frustrazione. Non so cosa faccio, ma proviamo, no? Niente, anche oggi. Forse uno decente. Speriamo che abbia anche le mosse buone. Attacco fisico. Attacco. Pioggia mi manca, quale cazzo è? Somega. Mica calda. Dai, le mosse non sono così male. Vediamo, vediamo contro chi siamo e se ce la facciamo. Allora, mega calcio. Crescita, dai che forse riusciamo ad uscire dal laboratorio. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Un IP purra per noi che siamo riusciti ad uscire dal laboratorio. Ci va male che c'ha l'attacco giù ed è la nostra capacità principale. No. Vediamo cosa succede. Sanza. Siamo anche velocissimi. Dai. Ce la possiamo fare, ragazzuoli.
ragazzi, dai. Guido la moto, dai. Ci abbiamo un pipì su, ci potrebbe tornare utile. La vera domanda è adesso. Cerchiamo un altro Pokémon o ci teniamo Flareon? C'è quell'attacco che non ci piace. Siamo estremamente veloci. Le mosse. Ma no, dai, proviamo ad andare avanti con Flareon. Non sia mai che si riveli la scelta giusta che ci fa battere il broccolino. Giusto, cosa c'è nell'erba? Assolutamente adesso siamo più veloci comunque noi. Paras, tanto più che fuoco per fuoco, a questo punto ci teniamo Flareon, che come Pokémon non è niente male. Tentacruel fa cagare. Undom, ci piace? Che mosse avrà però? Proviamo a vedere che mosse ha. Pensavamo, ma bacca. Che bacca, eh? Per il momento lo teniamo. Non ci serve. Forse. Boh, vediamo se riusciamo a battere Ciccio Pasticcio. Mega calcio. È il brutto colpo sempre dietro l'angolo, ragazzi. Ci abbiamo eruzione cutanea, abbiamo un 18 di forza, Missy Spillo, danza spada che non è per niente male. Vediamo se riusciamo ad uscire. Ovviamente l'avversario di tipo fuoco, noi abbiamo la mossa di tipo fuoco. Aromaterapia cosa fa più? Ah, rimuove tutte le condizioni di stallo. Proviamo eruzione. Ma non ce n'è bisogno perché lui ci one shotta. Arcanine, Deoxys, ma le mosse sono fantastiche perché abbiamo Magifuoco, Fuocobombe e Pungispine, che non sono niente male. Il problema è che l'avversario è di fuoco e noi abbiamo ovviamente le mosse forti di fuoco. Magifuoco, dai. Mamma mia, non li facciamo proprio niente. Proviamo a farli tutti, lui si fa uno schizzo, non so che cazzo te ne fai dello schizzo. Niente. La sfortuna oggi ci perseguita. Celebi.
Lo possiamo usare per scoutare, ma poi lo dovremo cambiare. Aerocolpo ce l'abbiamo. C'aveva anche delle belle stat, porca zozza. Vabbè. Ma niente, non riusciamo anche ad uscire da qua nemmeno con lui. Niente, oggi ragazzi. Tra l'altro li sfote due volte Deoxys di fianco. E non lo possiamo prendere. Ci abbiamo delle mosse però che sono una cannonata. Ce la farei l'evoluzione a battere il suo coso. Tra l'altro ci abbiamo anche il lanciafiamme, dai. Alleluia. Vai, facciamo la svolta. Questo sarà il parasect della vita. Tuono? Minchia sì. Leviamo parassi seme che bandito. E ci abbiamo tutte mosse top. Ci abbiamo un po' pochi PP, ma... Ci abbiamo il Pokémon definitivo, ragazzi. Il paras più cattivo della storia di tutti i tempi. Grande fungo e ce lo mettiamo in quel posticino dove non batte il sole. No, dai, Jolteon così. No, ho deciso, ho detto che vado di Paras e Parassia. Niente, abbiamo deciso così. Basta, fanculo i Pokémon selvatici. Tanto poi lo sappiamo che porta una sfiga, c'ha mosse di merda. Noi andiamo con par. Sono persino più veloce io che ho 18 che non è sto granché. Parasect, anche se abbiamo la debolezza al fuoco che ci tirano una mossa di fuoco, ci sciocca. Minchia. Al fuoco e al volante per 4. Mamma mia. Scioglieremo tutti, guarda, l'obiettivo sarà one shottare i nemici, anche perché se non li one shottiamo ci one shotteranno loro. No, dai, provo a prendere Jolteon. Abbiamo detto che andiamo avanti con lui, andiamo avanti con lui. Meno anche voi, non vi rompete il cazzo. Cioè, gli diamo anche rapida artigli, che almeno diventa più veloce. Dai, che sta qua la volta buona. Andiamo a prendere giusto gli strumenti, intanto guardiamo chi c'è. Caramella rara, ottimo. Mac non è né male nemmeno lui. E siamo obbligati a catturarlo, perché non possiamo scappare. Quindi siamo obbligati a niente. Siamo obbligati a morire perché sto gioco c'ha la mamma sultana. E niente. Ci abbiamo attacco. Vabbè, le mosse almeno sono carine. Il grande fungo, lo so io dove ce l'ha il grande fungo.
dai. E si riprova. Oggi la fortuna non è dalla nostra parte. Dai, proviamo col naneto qua. Che c'ha delle mosse fantasmagoriche, ma è un naneto di mercoledì. Triplo calcio. No, no, io vado di gelo. Niente, gelo pugno. Oggi non riusciamo ad uscire da qua, dai. Snorlax, salvaci tu. Oblis. Breccia. E pugno spin. Dai, che ce la possiamo fare. Breccia. Ma Jigglytuff fa la rimonta della vita. Nonost... Sì, però lo cambiamo. Jigglytuff mi fa cagare a spruzzo. Tra l'altro, difesa inesistente, tutto attacco. Bruttissimo sto Jigglypuff. Sì, prendiamo ludicolo o ridicolo lì, come cazzo. Se riusciamo a scappare. Anche Nidoqueen va bene, dopo lo cambiamo. C'ha sostituto. Sostituto non è il massimo come mossa. Sempre meglio di Jigglypuff. Prendi Nido qui, dai. Catturare se sotto. Catturato nonostante fosse sottoterra, questa non la sapevo. Ordina. C'ha Sanguisuga che bandita lì. Stordiraggio che però è buono. Fossa, dai, non è male. Adesso andiamo a depositare Jigglypuff. Vedete, almeno riusciamo anche a scappare. Se non altro è già meglio. Vai, sei libero di volare nei campi elisi. E adesso vediamo se troviamo qualcosa di ancora meglio. Tanto noi troviamo solo Ball. Pokéball. Wailord. No, ho sbagliato tasto. Wailord, se lo troviamo di livello 8 lo prendiamo subito. No, no, ti voglio di livello 8. No, Yamma mezzo. Dai, spunta Wailord. Dai, vieni di livello 8. Eccolo qua. Ok. No,
cambiarlo. No, stavo per fare una cagata. Liberiamo coso. Allora, ci abbiamo Super Zan. Però ci abbiamo 18. Ci abbiamo tanta difesa, siamo lentissimi. Però ce ne battiamo un cazzo, ci abbiamo mosse tutte fisiche. Tra l'altro con tanti PP. Non male, dai. Si va a carriare la partita con Wailord, ragazzi. Anche perché dovrebbe essere debole solo all'elettrico, quindi non abbiamo grosse problemi. Vediamo. Ah, vabbè, anche al glass. No, non dovrebbero esserci, vabbè, due debolezze ci possono stare. Pepita, la pepita ce la mettiamo. Questo ottimo, Elisir Max. Chance. Dragonite. Però mille bave no. Frana buono. Ah, ci ha fatto scappare lui. C'ha frana, mille bave. Cioè, Dragonite sarebbe OP come Pokémon. Però le mosse che aveva erano veramente terrificanti. Ci conviene tenerci ba la balenottera, forse. Cioè, probabilmente. Vediamo se battiamo piglia mosche. Allora, lui è normale, quindi andiamo di supplica. Sarà una lotta estenuante. Allora, come statistiche sale di più, leggermente di più l'attacco speciale. Però abbiamo tanta vita che ferro scudo. No, ferro scudo non lo vogliamo, non ci interessa. Facciamo Super Zanna, che gli leva metà vita. Adesso andiamo di palla ombra. Ok, ancora uno e dovrebbe essere morto. Eh sì, ciao Fabio. Scusa, ma non ti avevo notato. Non avevo visto che eri già arrivato. Ora, che dici? Ti piacciono le emoticons? Vai, tranquillo. No, guarda, ero preso dal combattimento, ci stavo credendo un pacco. Tra l'altro abbiamo trovato sta balenottera assassina che è un carro armato, c'ha tantissima vita. Le mosse ce l'ha tutte un po', però nel complesso non è così male. Le sblocco tutte. Ah no, vai tranquillo. Spero che ti piacciono comunque, che siano carine, l'ho fatte. L'abbiamo fatte così. Ah, le stai sbloccando con i punti canale. Beh, dai, sbloccale tutte, tanto guarda, mi fa solo che piacere che vi piacciono. L'abbiamo fatte ieri insieme a James e ci siamo divertiti un po', abbiamo detto ma sì dai, mettiamo qualche emoticon carina. Un'altra Super Zana, non gli facciamo veramente niente a questo. Raffica. Fortuna anche lui non è che ci faccia molto. Serve una mossa più cattiva. Questo che cazzo di Pokémon è? Water Roach. Facciamo una Super Zanna tattica che leva metà vita. E poi proviamo una palla ombra, che secondo me potrebbe essere efficace.
Ma Fabio, ma sei impazzito, ma non dovevi. Ma grazie. Sei tra l'altro il primo che si iscrive. Grazie mille, Fabio. Non so veramente cosa dirti. Sono emozionato. Grazie mille. Fuori di testa, impazzito. Vabbè, dai, almeno c'hai tutte le fantastiche emoticons adesso. Impazzito, veramente. Grazie mille. Non so veramente. Mi hai lasciato senza parole. Psicoraggio. Di tipo psico. Leviamo supplica o raffica. Leviamo raffica. Mettiamo psicoraggio. È carino quello lì del fantasmino. Ti piace? Adesso prossimamente nei prossimi giorni, se riesco, ne metto ancora. Ce n'era una che faceva il doppio dito medio che ti sarebbe piaciuta assolutamente, ma Twitch dice no, il dito medio non si può. Vabbè, ci dovremo accontentare. Mi piace anche il fatto che ti piaccia il mio comparto audio. Guarda, questa qua è la playlist che ho fatto l'altro giorno. Ho messo un po' di musica retro, un po' di tutti i tempi. Adesso, man mano che andremo avanti nelle partite e nelle live, ve le farò sentire tutte. Ah, la pallottola. È la pallottola di Enter the Gungeon, carina. Ma ciao anche a Simo, adesso aspettate che vi faccio subito un so a tutte e due. Anche se il buon Simo non streama, noi lo sproniamo, gli facciamo il so perché siamo convinti che un giorno o l'altro streamerà. Fabio tra l'altro portava Overwatch 2. Tra l'altro ci potremmo fare una partita prima o poi, Fabio, a Overwatch 2. Ce l'ho anch'io, anche se non sono un granché forte. Supplica. Figlio di buona donna. Sta facendo male. Dai, facciamo zaino. Lemon succo. Sì. Ci facciamo una lemon soda. Sì, assolutamente sì, non sbagli, è il mitico Gabri Ponte con la danza delle streghe, pezzaccio secondo me. Sto qua però ci ha rotto il cazzo con Malcomune. Uno si cura, sto qua li leva tutte, porca troia come si fa? Pensavo per un saluto veloce visto che ho preso una serie di chiamate. Guarda, a me fa solo che piacere se passi. Ci fa solo che piacere. E sei sempre il benvenuto qua, guarda. Quando riesci a passare, anche se fosse solo per un istante, non ti preoccupare, noi apprezziamo. Rimani quanto vuoi, che ci fa sempre piacere. Mamma mia, mi tocca fare anche questo perché sennò qua rischio di morire. Contro di lui niente super efficace, quindi facciamo una super zanna per dimezzargli la vita e poi si va di palla d'ombra. Brutto colpo. Poi passo un link. Guarda, l'ho creata io, se vuoi ti passo direttamente le canzoni, Fabio. Il problema è che sono tantissime perché ho detto almeno ne faccio una e non ci penso più. Se vuoi comunque poi dopo te la passo su Discord. Cioè, poi che pezzacci, danzano le streghe di Gabri Ponte, come non si può non ballare. La danza delle streghe non porta mai fortuna.
Visto che già io v'annoio, che faccio sempre le stesse cose, non arrivo nemmeno da broccolo, non riesco ancora a batterlo, quindi almeno mi metto una buona musica, vi do un buon motivo per restare, dai. O almeno ci provo. Squama, cosa non so cosa faccio. Pietra tuono, possiamo evolverci. 2004, avevo 8 anni, che lo ascoltava. Tanta roba, guarda. Non so voi, ma a me regala sempre emozioni questa canzone. Poi Gabry Ponte, nell'ultimo periodo magari sarà andato un po' a calare con le canzoni, cioè non ha fatto proprio dei grandissimi capolavori con le ultime canzoni, ma in quel periodo lì spaccava di brutto. Number One, anche Gigi D'Agostino, non li batte nessuno. Questi qui sono tutti pezzi retro, perché a me la musica nuova fa abbastanza cagare, quindi da Spipop troverete musica retro anni 80, 90, 2000 a go-go proprio. Palla ombra. No, Super Zanane. Questo che cazzo è? Non funziona, pallombra fa meno, supplica, andremo di Super Zana. E adesso andiamo di supplica. Lo supplichiamo di morire. Fraligator. Andiamo sempre profondo. Elusione. Ma meno male che ci abbiamo. Mamma mia, sto Wailord, la balenottera assassina. Ci fa sognare. Tra l'altro, ditemi, la musica è troppo forte, la preferite un po' più bassa come era l'altro giorno, o è meglio come è oggi? Ditemi voi che non saprei. Psicoraggio giù, supplica giù, vabbè, andiamo di Super Zanna e poi di palla ombra. E si batte. Turbofuoco. Direi di sì, no? Non mi ricordo, psicoraggio gli leviamo. Non mi piace molto Turbofuoco. Per me ci sta. Dici turbofuoco, Fabio? Ma cosa gli leviamo? Super Zanna si sta rivelando molto utile. Supplica fa cagare. Precisione 70. Tra l'altro il V da 2 a 5 colpi. Cosa gli leviamo? Ah, il volume della canzone. Ok, perfetto, va bene. Meglio così. No, direi che no, non glielo facciamo imparare perché ci fa abbastanza cagare. Super Zan e supplica anche qua. No, attacco, difesa. Questo si pompa a bestia, adesso ci devasta. Dai, però non mi puoi far dormire imperterrito, grazie Fabio, vai tranquillo con il lurk, anzi grazie di essere passato, della sub, della compagnia, sei veramente fenomenale. Grazie Fabio.
Dai, basta. Sta facendo dormire da 10 turni sto. Ma giorno, ciao bro, come stai? Aspetta che ti faccio subito un show. Guarda, siamo finiti dagli mari di Sea of Thieves, siamo finiti con la balenottera assassina a fare la Kaizo Ironmon. Non so se la conosci la sfida. Io tutto bene, tu? Ma guarda, noi bene, siamo qua a bestemmiare su Pokémon perché su Sea of Thieves in quest'ultimo periodo, no, guarda, ho fatto ancora ieri una partita, abbiamo beccato dei cheater, mi hanno fatto veramente girare gli zebedei troppo e quindi abbiamo detto andiamo a bestemmiare su qualcos'altro. Così siamo finiti qua in sta Kaizon randomizzata cercando di battere Brock su Pokémon. Siamo ritornati ai vecchi giochi. Spero che il comparto mu di musica vi piace. Ci mancherebbe, bro. Ci mancherebbe veramente. È il minimo. Tra l'altro consiglio a tutti di andarlo a seguire, Bro Revolver, se state guardando. È un bravissimo streamer di SOT. E anche di altri giochi. Non ci giochi. Per un po', guarda. Almeno l'ho presa ieri sera, la smasulata. Ieri sera ci abbiamo perso 4 ore proprio. Totalmente perse. Adesso per 1 o 2 giorni mi sa che ci gioco. O non ci gioco o ci gioco decisamente di meno. Anche perché poi quel gioco lì, come sai, ci fai una partita e dici, faccio una partita di 5 di un'oretta. E poi l'oretta diventa come minimo 3 ore. Mi hanno detto no, dai, proviamo a mollarci un attimo. Però tanto ritornerò perché ognuno ha le sue droghe, SOT è la mia droga. Quindi non ti preoccupare, ci ritorniamo. Se lui è tipo roccia, gli facciamo un psicoraggio. Ok, è andato giù. E te cosa ci racconti di bello, Bro Revolver? Com'è andato invece la tua ultima viaggio di navigazione? Raccontaci quali strabilianti avventure avete fatto, quali mari avete solcato, chi avete incontrato e cos'altro è successo di strano. No, parassi seme, no. Pure brutto colpo, non lo uccidiamo più questo qua. Ragazzi, mi sa che la nostra breve storia finisce qua da Brock per l'ennesima volta perché c'ha sempre parassiseme, dai, non ci sta, porco schifo. Peccato perché la balenottera assassina ci stava portando fortuna, ma finita così. E adesso si ricomincia. Insomma, si sta delirando, non c'è più il divertimento di una volta, ormai è diventato competitivo quel gioco. No, più che competitivo è che c'è troppi cheater e quelli della Rare si ostinano a non mettere un anti-cheater. Cioè, io ti dico, su 10 partite che faccio, in 8-9 becco un cheater che
Magari te sei anche in quattro, loro sono in due, cittano, ti spawn killano sulla nave perché c'hanno l'automira, c'hanno la vita doppia, oppure si teletrasportano che non li puoi colpire. È frustrante. Ti dico, anche l'altro giorno c'è uscita una partita con James, abbiamo beccato sto Brig. Si teletrasportavano, fa conto che c'era uno che si è buttato fuori dalla nave per scappare ad un colpo di pompa, ha fatto tipo boomerang ed è tornato dentro dalle scalette, cioè si è buttato dalle scalette, è volato fuori come se l'avessero cannonato ed è tornato sul ponte di comando. Ah, ecco perché... Eh sì, mo... Sì. Erano giustificate perché probabilmente era... Sì, tipo molla, ha fatto tipo molla, ha fatto come... Come si chiama? Come Sanji One Piece, non so se ce l'avete presente, che lui saltella nel vuoto. Quello lì ha saltellato su un ipotetico muro invisibile ed è tornato in nave. Proprio così. Quindi ti dico, ogni tanto mi prendono i 5 minuti con sote e dico no, basta perché... Cioè, più che altro te ti impegni, fai tutto, cerchi di essere forte, magari giochi anche per ore e ore, poi ti arriva sto coglioncello che gioca da 10 minuti, c'ha tutte le mosse, c'ha tutti i cheat del mondo attivati e perdi contro sto qua che non sa manco giocare, ma non lo puoi colpire perché saltella come una molla, si teletrasporta. Oppure c'ha la vita triplicata che gli tira una pompata da 10 cm, lui t'ammazza e te non gli fai niente, lui sopravvive, gliene devi tirare tre per ucciderlo. E sono quelle cose che ti fanno un po' girare gli zebedei. E ultimamente è brutto da dire, ma sta succedendo spesso che li becchiamo, veramente spessissimi. L'altro giorno siamo anche riusciti a batterli perché eravamo in quattro. Col galeone loro erano in due o in tre, però è stato un caso. E poi avevamo a bordo dei compagni che erano molto forti, che giocano da... C'hanno tutti più di 1500 ore di gioco, quindi si è riusciti a tenergli testa, ma è un caso. Probabilmente erano anche cheater scarsi in abbi proprio di loro, però è una cosa allucinante. Ma di base il motivo che mi sta facendo allontanare dal multiplayer. Lo so, ma sono, ti dico, il problema grosso è che sono quelli lì della Rare che non mettono un cazzo di anti-cheat. Perché ti dicono, reportali. Te gli ma devi fare il video, deve vedersi il nome di tizio, lui che fa la cosa impropria, è una fetta di culo. E mettimi te un tastino che se ti dico, guarda, secondo me sto giocatore sta facendo cose sospette, fagli un'analisi, costa troppo. Cioè, devo dirti ancora io... Ah, guarda che c'è Tizio che bara, me lo puoi riportare? Cioè, lo puoi cancellare? Che cacchio. Tra l'altro molti non lo fanno. Quindi... Come di base... No, non è SOT, per loro è punta e clicca, perché tra l'altro non capisco che divertimento ne traggano a batterti, a vincere barando in un gioco del genere. Cioè... Fatti la tua partita, combatti onestamente, se vinci bene, se perdi vuol dire che quell'altro era più forte, cioè non c'è nulla di male. Questo Heracross lo vogliamo, ci piace. E niente. Finita così anche questa avventura. Sì, c'è solo tossicità e mi dispiace perché il gioco è un gioco fantastico che potrebbe dare molto di più. È un gioco veramente fatto bene, cioè i combattimenti navali sono fatti veramente a regola d'arte, che spari in un punto ti tiene conto del beccheggio lì, del brandeggio, della marea, di tutto e di più, e quindi è fatto veramente bene. Ci sta assolutamente come gioco, lo consiglio a tutti, però ti dico,
Come lo consiglio, dico anche alla Rare di mettersi lì a risolvere un attimo questo problema del cheating, di fare qualcosa perché sta dilagando. Grazie mille Fabio, grazie ancora per la sub, sei un pazzo furioso, grazie mille della compagnia, di essere passato. E se poi dopo c'è Man, ci vediamo da lui, che mi sembra che abbia detto che faceva la live oggi. Oggi pomeriggio, guarda, quando poi stacco lo raido, gli facciamo un bel raidino e via. Grazie mille comunque, Fabio. Faccio ancora un so. Seguite tutti il buon Fabio. Idropompa. E grazie a tutti. Idrocannone, molto interessante. Dai, fammi. Charizard! Vai, vai, abbiamo trovato il Pokémon definitivo, ragazzi. Sappiamo chi vogliamo. Quel Charizard sarà nostro. Sì, si va anche di Green Day adesso. La playlist, v'ho detto, l'altro giorno era casuale, adesso l'abbiamo. Aerocolpo. Aerocolpo. L'abbiamo aggiornata un po'. Spero sia di vostro gradimento. Tra l'altro, se c'è una canzone che non vi piace, me lo dite, la skippiamo senza problemi. Vai, lo catturiamo subito, anche se è di livello 5, chi se ne... Charizard si prende sempre. No, c'aveva pure incendio. C'aveva la mossa della vita e ci ha shottato, figlio di buona dragonessa. Prendiamo Flygon. Micchia, 29 d'attacco. Tra l'altro con queste mosse, stordi pugno. Dai. Mi voglio sbilanciare. Faccio addirittura il sondaggio qua. Vi faccio vincere i punti. Canale. Arriveremo da broccolo. Paul. Domanda. Arriveremo da brocco. Sì. No. Durata 3 minuti, dai. Sondaggio. Arriveremo da Brock? Vediamo cosa confidate, se ce la facciamo oppure no. Fate la vostra scommessa. Io vado di stordi pugno. Mamma mia, guarda lì. Brivido. Più 5 l'attacco però. È una bestia, è cattivissimo. C'ha delle statistiche un po' di merda, però è fortissimo sto Flygon. Fai buchi. Sì,
Sì, guarda, attacco velocità, tra l'altro sono una coppietta che mi piace. Dovremmo one-shottare tutti perché se ci tirano un colpo per sbaglio, presumo che ci facciano un KO in un colpo. Però tanto lo fanno comunque, quindi a sto punto almeno abbiamo un buon attacco, quindi proviamo ad ucciderli noi di knockout prima che ci colpiscano. Tra l'altro siamo Ground Dragon, quindi siamo deboli al ghiaccio per 4 e al drago per 2. Vabbè. Speriamo che non ci facciano mosse di tipo drago, non è che ce ne sia così tante. Esatto, l'ideale è basta attaccarlo per primo. E tanto visto che tanto Brock ci apre il culo sempre. Ci proviamo lo stesso, no, proviamo a non farla attaccare il broccolino. Diciamo che questo Pokémon rispecchia molto la mia personalità. Tutto attacco e niente arrosto. Adesso vi mettiamo un po' di musica che spompa. Per battere il boss ci vuole di pompare, adesso pompiamo. Vai, vai di cattiveria. Siamo niente. Vai, corri Gennaro, corri che dobbiamo battere tutti, che siamo in sotto effetto della canzone. Questa qua piacerebbe a Gadget, se Gadget ci fosse apprezzerebbe. Crocodile, no, vabbè. Crocodile Dundee lo lasciamo lì. Anche lo squaletto. E niente, noi continuiamo a trovare solo Safari Ball. Ma adesso si parte, vai, vai, vai. Voglio tutti one shot, one kill. Stordipugno. Niente, molto male. Molto, molto, molto male. Dai. Però, vai. Questo è andato. Accumulo. Non so come fa accumulo. Accumulo. Si può utilizzare? No. Accumulo anche no. Vai, Stordipugno. E si spacca tutto. Vai, si continua così. No, questo lo facciamo un po' più tardi. Noi siamo collezionisti di pietre. Psico, 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 psico. Stordipugno funziona. Difeso. No, 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 no. Uno. Ma non. C'ha l'attacco speciale che fa cagare. Ottimo. Ottimo, ottimo. Dai che si pompa così. Pompa, pompa. Flygon. Stordipugno. No. Veleno spina. Abbiamo avuto la meglio su Ciccio Pasticcio che ci stava per fare il culo con due mosse, ma è andata. Curettina veloce. Dai che qua è andato. Ma sì, difatti non sono stranito dal fatto che non stiano facendo brutti colpi a valanga. Cioè di solito mi avrebbero già fatto 7-8 brutti colpi. È per questo che dico, magari ci arriviamo veramente da broccoli. No, guarda che c'era nell'erba. Vabbè, ormai l'abbiamo saltato.
Dai, vediamo se battiamo anche Ciccio, piglia mosche qua. Però non gli facciamo un cazzo. Non è molto efficace, ma è morto comunque. Speriamo che continui a morire comunque. Anche lui resistente. No, esplosione no. Ma che figlio di Macargo. Ma dai, ma no, dai, ma non mi puoi fare il suicidio così assistito. Ma puttana la Marimma. Marimma bucaiola. Dai. E niente. Si conclude così la nostra breve storia triste di che ci credevamo un sacco. Ha fatto il kamikaze attack. Tra l'altro c'aveva un cazzo di vita, ma ha levato 250. One shotato perché eravamo full vita. Che amarezza. Guarda, lotta tra bebè adesso. Vabbè, muori in fretta, Cleffa. Fatto breve ma intenso. Oh, interessante. Salamence. Raikou come avversario? Niente, moriamo anche qua, mi sa. Infamissimo. Puoi dirlo forte. Qua noi ci abbiamo dinamipugno, rotolamento e pestone. Facciamo dinamipugno, dai. Cazzo. Però è confuso. È resistentissimo agli attacchi fisici. Vai, così confuso da colpirsi da solo, così confuso. Niente. Ci abbiamo creduto per un po'. È partita anche la musichetta triste, vedi? Che è carina, ma è tristissima. Dobbiamo comprendere. Arcanine ci fa il culo a stelle strisce in ogni quanto, in ogni dove, in ogni malcomune. Proviamo Meteor Pugno, però la vedo. Guarda, porca zozza. C'ha pure la resistenza over 9000. Proviamo malcomune che non so che ne è niente. Super efficace. Charmander. Niente, Simo, mi sa che le nostre room belle per oggi sono finite. Scappi? Vai tranquillo, guarda. Grazie della compagnia. Grazie per essere passato. E buona fortuna lì con le chiamate. Guarda, ti spammo anche le emoticons, degli arcobaleni, delle cacchine ridose, grazie mille. E alla prossima. Grazie Simo per essere passato. Onda calda però. Ma c'è il vampiro. E porco uter. Fuoco bomba. A bomba. Ci manca extra senso. Super efficace. Dai, che abbiamo trovato un Kabutops che non è niente male. Lo so che l'abbiamo detto anche per gli altri 20 Pokémon precedenti, ma ci proviamo. Del catti.
Scusate, arrivo subito, vado un attimo in bagno, arrivo subito, datemi un minuto e ci sono. Eccoci qua. Rieccoci. Super repellente, dai, questo ci potrebbe servire più tardi. Se per caso arrivassimo al Monte Luna, lì ci servirà. Pippi Max. Direi di sì. Fuoco bomba. Che almeno aumenta 8. Tanto fuoco bomba è molto forte. Ci piace. Anche quello lì non era per niente male. Niente, si ricomincia con le timer ball a fanbine. Una curetta non farebbe male, anche per pietra tua. Vai, eyo. Ho una propria effetto. No. Metronomo cosa fa più? Metronomo, dai, random. Riproviamo. È stato il gioco, non l'ho scelta io. Adesso va di fuoco bomba e vai così. Metronomo lo potremmo anche tenere. Ottimo. La randomicità non è che ci piace, però ci ha salvato il culo, c'ha anche pure curato.
SNS qui. Che cacchio sta succedendo? Non capisco. Ci siete? Ok, no, si è ricollegato. Ok, scusate se era interrotto per un attimo il collegamento, non so che cacchio. Vai, si continua di fuoco bomba, senza indugio li bruciamo tutti sti Pokémon. No, dovevamo curarci, porca paletta. Vabbè. Fuoco bomba. Pom! Brucia e chiedi perdono. Schianto. Sì, gli inebbiamo nebbia. Ci mettiamo schianto. Mamma mia! Mamma mia! Quanto è forte sto fuoco bomba! Extra senso! Ed è andato! Ed è knockout! Tra l'altro questo non lo volevamo manco sfidare, volevamo andare a salvarci, ma la provvidenza ha detto uccidetelo! Così è stato, mamma mia! Adesso iniziano le canzoni un po' più metallare, sarebbero piaciute a James, i Disturbed. No, facciamo prima l'altro. Oh, Pichu. Vai, si prova. Extra senso. Questo potrebbe esplodere. Dobbiamo cercare di farlo fuori. Bravissimo! Porta la pioggia. Extra senso di meno. Anche questo di meno, vabbè. Andiamo a fare il rivale, dai ragazzi, che vai col rivale. Vai, super rivale. Vediamo se riusciamo a farlo fuori, rivale, ad andare da Broccolino. Penso di sì. C'è sto Kabuto che con fuoco bomba fa i buchi. Dovremmo solo imparare extra senso. Con 30 pp è ottimo. Adesso andiamo da Broccolino. Se battiamo Brock, poi facciamo una mini pausetta per controllare due cose, perché fino a qua lo sappiamo ormai a memoria, ma dopo Broccoletto, Monteluna, devo guardare un attimo i passaggi, gli allenatori obbligatori, quella roba lì. Cura totale, ottimo.
Prova totale quella per gli stati, non mi ricordo. Andiamo da broccoletto. Siamo un po' sottolivellati, ma speriamo bene. Snorlax, dobbiamo sperare di scottarlo. Proviamo uno schia. Qua ho sbagliato io. Extra senso. Fuoco bomba e a casa vabbè, finché ce l'abbiamo neanche di fuoco bomba, coda di luce, non so cosa faccio. Come? Perché Dark? Metron. Vai, vai, ti prego ancora. Dai, ma perché sto figlio di... ci ha preso il count. Rimasto male. Magnitudo, martellato. Vai, martellato tranquillo. Vai, facciamo un brutto colpo anche noi. Con lui non ci serve un cazzo. Sassata, ma non ci servirà un cacchio. Velocità anche brutta, mamma mia, è terrificante sto spiro. Pelicans. Lino. Vai che ci usciotta, brutto colpo, l'avevo detto che era dietro l'angolo. Ah, per no, perlomeno c'ha l'attacco. E niente, attacco e attacco speciale. Boh, vabbè, dai, vediamo. Vediamo come va. Lotta. Mega calcio. Siamo uno pari. Il primo che fallisce perde. Pietra solare. Velocità 14. Attacco 18. Catturiamo perché se ne abbiamo fatto tutti. E Ali uccide i Pokémon selvatici. Snorlax no, eh.
Controcolpo, vabbè. Ah, 3 kg, quindi sì. Abbiamo 27 d'attacco, che è tantissimo. Difesa buona, velocità buona. Dai, proviamo. Si prova anche con lui. Ti portiamo Shifty. Ti portiamo da battere Brocco. Qua ormai l'obiettivo non è la Lega, è battere Brocco. Dai, skippami ste Pokéball che le abbiamo già portate 20 volte. Bruttissimo, ci abbiamo troppe 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 debolezze. Vediamo se qua per caso ci fosse qualche selvatico buono. Beh, mio. Mio, bau bau. Bomba! Qualcosa di più forte su qualche cacchio debole, grande figa. Parabacco. Tutte prime fasi, porco schifo. Non è nemmeno così malvagio. Wigglypuff in teoria è buono. Tra l'altro è pure all'8. Speriamo che abbia delle mosse buone. Dai, dai, non potevo
Deve andare molto, 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 molto peggio. Parte la sfida. Dai, ma vaffanculo, guardate se sto coglione deve fermarmi. Lento fatto, era meglio quello di prima, porca zozza. Wigglypuff di merda. Vediamo, vediamo come va. Vediamo se piglia schiaffi, ci cioè ammazza. Fendifoglia. Non è acqua lui. Dai, ma non mi puoi fare cose, adesso sono sempre confuso, sto ritardato di un Wigglypuff di merda. Aerocolpo, gli ho fatto quello, non gli ho fatto un cazzo, volaraggio. Buttare subito. C'è Snorlax! Sì, finalmente al ciccione di merda! Prendiamo il ciccione di merda. Idrocannone, bolla raggio, acido e pioggia d'ansia. Questa è la run della vita. Ci ha levato metà vita. Dai, resisti! Resi, perché? Figlio di... nuovo? Quante possibilità c'erano? Ci proviamo. Ah, le stesse mosse. Che cazzo è successo? Si è buggato. Ci sono... quante possibilità c'erano che c'era di nuovo lo stesso sconto? Tra fallito. Ah, mi devo ricaricare. Ma vaffanculo al congelamento e c'ha più culo che anima. Falce cannone, belle mosse da cambiare però sta roseria. Electrode, ditto,
Due nello stesso quadratino. Bella. C'è qualcun altro. Qua lo dobbiamo cambiare per forza. Prendiamo quello che in teoria dovrebbe essere più veloce. Comunque, di livello. Volevamo levarci solo al raggio, abbiamo ripreso solo al raggio, ottimo. Andiamo a comprare giusto qualche Pokéball. Dratini, che fai quadratini, dai. Qua chi c'è? Primeape ci piace già di più di Ariados. Se lo troviamo all'otto lo prendiamo. Metang, questo non è niente male. Però non so se è meglio di Primeape. Vediamo quale dei due prima esce all'otto. Subito invertire. Mamma mia, peggio di andare di notte. Assorbe energia immagazzinata con accumulo restituente. Quindi ci abbiamo tre mosse inutili totalmente. Dobbiamo cambiare anche prima, però qua non possiamo più. Dobbiamo sperare per forza che sia buono qua nell'erba della giungla. Confidiamo nella giungla. Nocturne, no, devo vedere prima gli altri perché ormai posso catturarlo più solo qua. Le altre zone le abbiamo già bruciate. Grande perla. Mamma mia, che merda! Però c'è Nidoking. Nidoking ci piace. Se lo troviamo all'otto, lo prendiamo.
voglio Nidoking. Ah, questo qua è quello raro, però non ho idea di che boh, no, fa cagare. Manca spruzzo. Dai, esci all'otto, Nidoking. Fare rompipalle. C'è la mossa forte qui. Dai. Bravo Nidoking. C'è tuono pugno abbagliante che ci gustano di brutto. Sberleteer, abbagliante tuono pugno. Parca tre, c'ha l'attacco potenziato e l'attacco speciale di Mimitus. Però è. Se non era per quello non era niente male. C'ha anche una buona velocità. Aiuta insetto, non aumenta le mosse con le rotte, non ci frega un cazzo, però dai. Nel compenso non è male. Non è male. Carburante aumenta la velocità, ma non ci interessa. Un momento aumenta la velocità. Interessa aumenta l'attacco speciale. Sgomento, meno male che ci fa poco male. Vai, proviamo ancora questa ultima run, poi riesco a fare un giro, a prendere una boccata d'aria perché. Ma rotto gli zebedei. Che sta andando male. Allora, contro di lui abbiamo tuono pugno e dovrebbe essere one shot. Non siamo ancora one shot one kill, ma. Questo sberletese. Però no, meglio l'attacco speciale, li facciamo abbagliante che. Porco Zooter! L'ultima guida perché a me è rimasto lì sto Slow King che mi ha one shotato così ci sono rimasto malissimo. Oh, sbagliato mossa. Pure. Non pure stordito. Va bene, dai. Usciamo dal laboratorio se ci riusciamo e basta, la chiave. Stanco, psicologicamente. Troppo frustrante. Frustrante.
Extra rapido perché sennò tanto abbiamo perso. Vai, non siamo neanche usciti. E direi che la chiudiamo qua, ragazzi. Grazie a tutti. Stoppiamo anche la musichetta con rosso relativo. Non c'è macchia d'amore, ma canterò dentro di te per la gran solitudine, per la mazzata che abbiamo preso. Dire, rimanete con noi ancora qualche momento che facciamo rail al buon man. Voilà. Grazie a tutti per aver seguito anche solo fin qua la diretta. Grazie a tutti, mi ha fatto molto piacere e ci rivediamo presto, dai ragazzi. Vi lascio a Man che starà facendo sicuramente più bella figura di me. Ciao a tutti, alla prossima.